173 verbali in 83 giorni per avere fatto avanti e indietro nella zona a traffico limitato, totale 14.013 euro, una somma che il titolare di un'azienda tessile pratese dovrà pagare dopo che anche la Corte di Cassazione gli ha dato torto, attribuendo a quella montagna di sanzioni notificate dal Comune di Prato il bollino della legittimità. La vicenda risale al 2016 e in questi giorni è arrivata all'ultimo grado di giudizio dopo essere passata prima dal giudice di pace e poi dal Tribunale di Prato in qualità di giudice di appello. A spingere l'azienda fino alla Suprema Corte è stato il fatto che quelle multe, questo è il ragionamento dell'imprenditore, non sono state prese perché il permesso per la ZTL non era stato mai chiesto, ma perché, in seguito al cambio di targa dopo la vendita del precedente furgoncino, il Comune rilasciò un permesso in prosecuzione e non uno nuovo con validità biennale. In pratica, nell'assoluta convinzione che il permesso avesse validità di 2 anni dalla data della richiesta, cioè giugno 2016, quando ci fu la sostituzione del veicolo, i tragitti all'interno del centro storico non cambiarono. Peccato però che a settembre, con la scadenza del permesso per la ZTL, i varchi elettronici iniziarono a registrare le infrazioni, una dietro l'altra, fino al 28 novembre. L'azienda ha insistito sulla buona fede, mentre il Comune di Prato ha resistito nella propria posizione. Già il giudice di pace, e la tesi ha trovato conferma nella sentenza di Cassazione, aveva rilevato la colpa per negligenza, consistita nel non aver controllato adeguatamente la data di scadenza del permesso, così come rilasciato dopo la sostituzione del veicolo.